Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Rodrigo, oggi siamo qui in un video un po' improvvisato, diciamo che non avrà dietro un grandissimo editing. Se mi seguite sui social, tra i quali Instagram, avete già visto molte foto, diciamo molti screenshot dedicati alla nuova versione del software iOS 12, che come vedete qui abbiamo in sample il mio iPhone 7 e il mio iPad Air 2, entrambi che oggi ho utilizzato molto intensamente e quotidianamente, diciamo, per il mio utilizzo che ne faccio, quindi normale stress, diciamo. Adesso vi farò vedere tutte le funzionalità appunto nuove, vi farò vedere le scoperte, parleremo un po' insieme di questo nuovo aggiornamento, ecco. Inizio subito diciamo, di far da parte l'iPad, perché partiamo subito con l'iPhone. Allora, prima di tutto faccio di nuovo la premessa che ho sempre fatto e ho detto che essendo l'aggiornamento di iOS 12 ancora in beta, cosa significa in beta? Ovvero che è un software dedicato soltanto agli sviluppatori, no? Quindi per testare e creare applicazioni, ma anche per testare il sistema operativo, se non siete utenti consapevoli, quindi che non sapete quello che state facendo, vi sconsiglio di andare a installare questa versione, perché se voi fate ciò e per caso sorgesse un problema, qual è il difetto? È che poi potreste perdere i dati, dovreste ripristinare forzatamente il vostro iPad, il iPad, iPhone, quello che sia, iPod o Mac o Apple Watch utilizzando iTunes. Specialmente nel caso degli Apple Watch è già più complicato, però non escludo che anche già un Mac o un iPhone non siano semplici. Detto questo, io direi di iniziare. Iniziamo subito con l'iPhone. Allora, partiamo subito dando una premessa. Allora, essendo questa la prima beta, ovviamente è molto molto instabile, ha presente numeri eccessivi bug, instabile, diciamo, dico è molto instabile perché spesso, scusate, sono incartato, perché specialmente nel mio iPad Air 2 nella giornata ho dovuto fare 10-15 riavvii perché l'iPad si è bloccato, addirittura oltre ai respring che fa di suo, è stato a fare un respring per 2 minuti quasi, diciamo, appunto sulla schermata del respring. Per chi non sapesse cosa è il respring, è un riavvio della springboard. iOS 12, diciamo, non porta uno stravolgimento completo come l'era stato iOS 7, nel cambiamento da iOS 6 ad iOS 7. Porta dei miglioramenti ad alcune applicazioni, porta più stabilità, ovviamente, più veloce, più performance, quindi più velocità nell'uso, diciamo, delle applicazioni o del dispositivo stesso. Questo appunto specialmente legato ai dispositivi più datati, come per esempio iPhone 5S e iPhone 6. Vi ricordo che iPhone 5S, nonostante esso un iPhone di ben 6 anni ormai di vita, esso, diciamo, di anni di rilascio di iPhone nuovi, esso appunto riceve tuttora l'aggiornamento da iOS 12. Questo, vi dirò la verità, non è che soffre tanto, anche perché sarebbe stato inutile, visto che comunque devono adattare il software a una dimensione di 4 pollici anche per l'iPhone SE. Che dire, le performance io non l'ho provato su un 5S, però probabilmente a breve lo testerò su un 5S, perché il mio, come vi dicevo ieri in live, l'ho venduto proprio 2 ore prima della live, perché ho detto è inutile tenerlo, tanto non mi serviva più a niente, ecco, diciamo. Però vabbè, detto questo, vabbè, io ne troverò uno che qualcuno mi potrà prestare tra i miei parenti, ecco, diciamo, amici, per testare queste performance. Partiamo subito con le novità. La novità, diciamo, principale, vabbè, come vedete, non è un look tanto diverso, cambia qualche applicazione. Partiamo subito con la lock screen. Come potete vedere, appunto, abbiamo le notifiche. Notifiche, appunto, per esempio, prendiamo questa qua di IsGabrix, che è appunto il mio grandissimo amico Conkly, che saluto. Vedete, se uno tiene premuto anche facendo un 3D touch, si apre tutta la notifica con la possibilità di rispondere. Qui faccio vedere la grafica nuova della tastiera. Che dire? Cliccando la X si chiude. Come vedete, magari faccio vedere in Telegram, c'è scritto altre 16 notifiche. Se noi scorriamo da questa parte, si può aprire l'applicazione Telegram. Se noi clicchiamo da questa parte, possiamo cancellarle tutte, vedete, in inglese. Questo perché, scusate per l'elicottero, questo perché appunto la versione del software, specialmente la beta 1, non è stata né ancora tradotta in italiano. Le funzioni nuove, ovviamente, perché per esempio centro notifiche c'è già.
Visualizza per aprire appunto Telegram, gestisci. Se io clicco su gestisci, appunto ci va a vedere Telegram X, gestisci notifiche. C'è scritto invia come secondaria, quindi che in modo tale che verranno visualizzate nell'iconcina badge, ma non verranno mostrate qui nel centro notifiche e si possono disattivare in modo di non avere notifiche. Stessa cosa vedete anche sull'iPad. Se io voglio vederle tutte, però vedete ce ne sono 16, basterà fare un tap sopra e si apriranno tutte e 16, ecco. Quindi in questo modo qua si potrà fare mostra meno oppure cliccando eliminare proprio il tab della sezione Telegram X. Con la X si chiuderanno tutte. Qui vabbè, la schermata è sempre la stessa, abbiamo qui sempre nel centro, diciamo, nella lock screen, centro di notifiche, abbiamo sempre la data centrale, le notifiche sotto, l'operatore, il segnale wifi o dati cellulari, la batteria con la percentuale. Diciamo questo qua vabbè cambia un po' sull'iPhone X, però sto facendo appunto vedere il caso del mio iPhone 7. Se noi scorriamo appunto abbiamo la solita fotocamera che non ha cambiato per niente l'interfaccia, però poi parleremo della fotocamera, mentre dall'altra parte abbiamo appunto la vista oggi, vista widget. Lasciate stare il fatto che ho l'assistente Google, però vabbè quello sarà per un video a parte. Che dire, suggerimenti di Siri. Siri è migliorata molto, poi lo vedremo poi successivamente nelle impostazioni. Sai che si è aperto adesso, vabbè, attività. Dicevo, abbiamo news. News, noi purtroppo l'applicazione in Italia non ce l'abbiamo e non so quando arriverà. Però appunto è stato fatto un miglioramento grafico e anche è stato aggiunto un nuovo tab qui nell'applicazione News, chi ce l'ha in basso, che permette di cercare appunto nuovi contenuti, nuove cose. Nuovi contenuti anche per titolo tra tante testate. Queste testate giornalistiche sono verificate e certificate da Apple, quindi sono appunto regolari. Vedo il widget batteria, appunto vi parlerò della batteria. Con questa versione software, magari non subito dalla prima beta, che vi dico già l'iPhone 7 la seconda volta che lo carico al 100% è già scarico, in questa giornata, non è proprio il massimo, ecco, diciamo, delle performance. Però hanno cercato di migliorarlo, hanno cercato di farlo durare di più. Performance, appunto, questo perché? Perché quello che si è puntato molto, e visto che c'è stato anche il famoso scandalo, diciamo, se si può chiamare così, tra virgolette, diciamo, del fatto che Apple rallenta volutamente gli iPhone, io ho fatto anche il video su come contrastare, quindi cambiando la batteria, nel caso l'iPhone 6, appunto quello di Lombardo Shop. Che comunque, piccolo aggiornamento, l'iPhone 6 di Lombardo Shop va ancora benissimo, lo vedrete probabilmente perché l'altro iPhone 6 che ho io, anche quello di Lombardo Shop, l'avete visto ieri nell'aggiornamento di iOS 12 via OTA, però l'aggiornamento, come vi avevo detto, siccome per portarlo il prima possibile non l'ho fatto tutto insieme, arriverà successivamente un aggiornamento su come farò poi macOS Mojave, quindi tutti i video dedicati poi, prime impressioni e tutto dopo un primo giorno di utilizzo. Però quelli li farò forse quando finisce la scuola, con calma, così ho tutto il tempo per dedicarmi a fare tutto il video con calma. E poi arriverà il video anche su un altro che non vi spoilerò perché è giusto che comunque sia, potete farlo dopo. Poi vabbè, vedete appunto impostazione è una grafica diversa, però non tutto. Ci sono per esempio questi qua, quattro icone qua, hanno una grafica diversa. Notifiche, ci fa vedere le notifiche delle applicazioni. Se io per esempio prendo un esempio Amazon, ci fa vedere che noi possiamo spuntare, se volete, la notifica in blocco o schermo, nel centro di notifiche, vedere l'anteprima, le solite cose, però vedete, è una grafica, specialmente qua, migliorata. Non disturbare, che può essere adesso, non è ancora implementata la funzione che è stata vista durante la live. A proposito, scusate, faccio una parentesi, la live di ieri non sarà più visibile su YouTube, sul mio canale YouTube, perché purtroppo è stata segnalata come copyright. La motivazione di questo è che all'inizio della live Apple aveva messo delle canzoni e io le avevo lasciate appunto con volume anche alto, quindi sono state segnalate come copyright. Mi dispiace, non potrà essere più visto da nessuno di voi, meglio per chi l'ha vista durante appunto la live. Comunque sia, faremo un video più avanti, magari appunto dove facciamo un riassunto, magari con beta 3, beta 4, che è più stabile. Dicevo appunto di non disturbare, appunto che permette quella classica funzione che però integra adesso il non disturbare while driving, quindi alla guida. Io per esempio ho messo su una scuola, se hai bisogno scrivimi un messaggio scritto.
Questo integra anche una funzione qui che, facendo appunto 3D touch sull'iconcina, ci dice quanto tempo noi vogliamo tirare avanti questo non display per un'ora fino a stasera o mettere l'orario. Poi abbiamo utilizzo schermo. Io vi dico, questa funzione qua, oltre al fatto di essere in inglese, come vi ho detto, perché non è stato tradotto in italiano il software, non mi funziona nessuno dei miei iPhone fino adesso. Poi proverò, magari stasera ve lo farò vedere successivamente. Neanche sul mio iPad, però posso dire la verità, io ho visto per esempio il mio amico Gabriele Conkley, che lui anche ha installato proprio oggi la beta sul suo iPhone SE, a lui funzionava appunto e mostrava realmente quello che deve fare, quindi mostrare il tempo che si usa ogni applicazione. Molto comodo anche per vedere se si è dipendenti realmente da un'applicazione o no. Downtime è, diciamo, una funzione che blocca le funzioni del dispositivo, tutte le applicazioni, per esempio social, per lasciarci dormire, ecco, durante delle certe ore. Limite di utilizzo appunto per delle app, che può essere un tempo massimo per cui possiamo usare quell'app. Per esempio, io ho prefissato per i social network 2 ore massimo al giorno. Poi qua tutte le applicazioni consente per cancellare i dati. Suoni e feedback aptico non c'è niente di nuovo. Sfondo, c'è questo sfondo nuovo che è quello che avete visto. Appunto, se volete questo potete scaricarlo da internet, se scrivete. Per il resto, Siri, come vedete, adesso integra degli shortcuts. Gli shortcuts sono appunto dei piccoli. Eccoci qua, scusatemi, ma non si è interrotta la tua registrazione. Ho cambiato iPhone. Questo qua, vabbè, un attimo, metto il codice. Dicevo, appunto, abbiamo un'interfaccia migliorata. Anche della musica, nella musica non tanto nell'applicazione, ma quando io vado per esempio a cercare una canzone non copyright, così non mi blocca caro YouTube, per esempio questo qua, l'album delle canzoni senza copyright, per esempio Candyland, la prima, vedete, è partita. Vedete che ci dà un'interfaccia dark theme, ecco, diciamo come il nuovo macOS Mojave. Dicevo appunto del disegno delle nuove applicazioni, questo perché praticamente abbiamo, diciamo, sono quattro in realtà, ma in realtà sono tre per noi: sono Stocks, che sarebbe la famosa borsa che non è stata tradotta, che è una grafica nuova, vedete Welcome to Stocks, questo qua non l'avevo mai avviato su questo iPhone, ci fa un nuovo design, le news sul mercato e c'è anche su Mac e anche su iPad. Vedete, qua abbiamo le news, qui abbiamo appunto i crediti, forza Apple che siamo sopra. Poi abbiamo memo vocali che cambia per esempio la grafica. Qui abbiamo per registrare o qui appunto per sentire per esempio quest'audio qua. Funziona sempre anche per testare tutto. Poi che dire, questa qua è la ventola del mio Mac, signori, quando si montano i video. Per il resto, come potete vedere, rimane tutto invariato. Non cambia niente, neanche nella fotocamera. Quello che si diceva appunto è che le fotocamere, anche durante l'evento, specialmente degli iPhone più datati, come può essere questo iPhone 6, un iPhone 5S, si apriranno con anche il 70% più veloce, ecco. Qui sta facendo appunto una pulizia, non capisco di cosa, apro forse in una memoria il telefono, l'ha finita. Quindi anche vedete come fa l'interfaccia, però per esempio vedete non si chiama più iBooks, si chiama Libri. La nuova applicazione appunto che include tutto, qui non ho mai fatto il setup, quindi dovrebbe forse rifarlo, ne siamo fortunati, se lo fa dobbiamo dare un attimo di tempo che carica. Vedete Apple Books ti dà il benvenuto, noi clicchiamo avanti, ci fa vedere le categorie, tutto, e quindi noi clicchiamo continua. Vedete appunto, vabbè, spazio esaurito, lo so. La raccolta è stata rinominata, vedete? Ci abbiamo letture, libreria, bookstore, quindi il famoso e-bookstore, e gli audiolibri per cercare il titolo che vogliamo del libro. Inoltre, abbiamo wallet, FaceTime, che adesso supporta le chiamate di gruppo, iMessage, che magari faccio un focus a parte quando avrò la possibilità di avere sotto mano un iPhone X. Devo installarlo anche su quello di mia mamma, lei ha detto che vuole provarlo anche lei, quindi glielo installo. Così farò anche il video sulle le emoji e le nuove animoji, quindi aspettatevi anche quello sul canale.
Detto ciò, applicazioni nuove non ne abbiamo. Adesso ci spostiamo sull'iPad. Sull'iPad le novità sono, diciamo, parecchie. Anche qui vedete la nuova grafica, ecco, la nuova grafica delle notifiche. Sbloccando l'iPad, prima di tutto, vabbè, così già non si nota tanto, anche il fatto se qui abbiamo tre puntini, però così non si nota tanto. Quando noi lo sblocchiamo, la prima novità che si vede appunto è che qui in alto abbiamo la data, l'ora, quindi, e la data proprio scritta, quindi in questo caso è il 5 giugno, il giorno dopo la WWDC, mentre dall'altra parte abbiamo il simbolo del wifi, scusate, si è spostato, il simbolo del wifi bluetooth, la percentuale di batteria alla batteria. Come vedete la data non c'è più al centro, questo perché quello che anche parlando con il mio compagno di classe Gabriele Conkle, che saluto, ripeto, probabilmente avremo un arrivo imminente di un iPad X, perché se no come si giustificherebbe lasciare vuoto uno spazio qui al centro? Questo ha portato però anche alle funzioni dell'iPhone X, infatti noi per attivare il centro di controllo basta scorrere dalla batteria, diciamo, per avere il centro di controllo, che è uguale a quello precedente. Per chiudere un'applicazione, per esempio io sono dentro Keynote, basterebbe tirare dal basso verso l'alto, faccio vedere, vedete, si tira su e si chiude. Per entrare nel multitasking, oltre sempre a premere il tasto, basterebbe far tenere premuto così, vedete, si apre il multitasking. Per una nuova funzionalità è quello anche di passare molto velocemente, come se ci fosse la barretta qui sotto, appunto tra, sì, adesso è una funzione, tra le applicazioni, vedete, tac. Ci si può spostare velocemente. Funziona sempre quello con quattro dita, lo fa dall'altra parte, vedete? Però vedete, è molto più intuitivo. Aperto applicazione feedback, magari non si vuole aprire. Vedete, un bug, signori. Si è aperto finalmente, forse adesso crasherà. Vabbè. Dicendo questo, appunto, vedete, io sono sul sito del registro della mia scuola. Quando io inserisco, vedete, in questo caso ho la password salvata nel portachiavi dei cloud, inserisce automaticamente la password. Io seleziono la password, che è questa qua. Vedete, un bug sul momento. Utilizzo Touch ID, io metto il Touch ID e automaticamente l'ha riempito. Poi vedete la nuova tastiera con questa grafica qua di questo tasto invio e anche appunto, vabbè, dei caratteri. Per il resto abbiamo memo vocali e la borsa che arrivano su iPad per la prima volta. Abbiamo la possibilità appunto di fare FaceTime di gruppo e per il resto appunto anche qua la solita suddivisione delle notifiche, anche se posso dire la verità non capisco come mai qui abbiamo Telegram X che ci fa vedere che ci sono tutte le notifiche, qua ce ne sono un altro gruppo di notifiche di Telegram X, e poi anche qui sotto ce ne sono ancora. Vabbè, detto ciò le eliminiamo tutte, vedete quello che vi dicevo, è molto buggato ancora la prima versione, avete visto come lagga, appunto vi racconto un aneddoto anche per appunto per farvi capire come mai io vi dicevo che è molto instabile. Ieri sera dopo aver fatto il video ho messo in carica il mio iPhone 7 e non voleva caricare, ho provato con tutti i cavi e tutto, ho provato a spegnerlo, riaccenderlo, ma niente. Era proprio il telefono che non voleva caricare, non si poteva essere rotto, perché fino a 10 minuti prima di registrare il video stava caricando, quindi doveva per forza funzionare. Questo era dovuto principalmente alla beta, infatti quando poi è arrivato al 3% di batteria il telefono è partito in ricarica. Questo vi dico che cosa, perché voi ovviamente col 3%, vero, in quel caso era più di mezzanotte, quindi non sarebbe importato, prima o poi si sarebbe ricaricato per la mattina, essere pronto per andare, diciamo in questo caso io a scuola. Però diciamo che se uno si trova un pomeriggio che ha bisogno di 20 minuti di ricarica di batteria, del telefono non li carica in quei 20 minuti, poi perde tempo a fare le sue cose strane, che non lo fa caricare, capite che un 3% di batteria, trovarselo così per poi iniziare a caricare il telefono, in 20 minuti un telefono non si carica. Magari se uno è al 50 aspettare fino ad arrivare al 3. Capite che sono piccolezze che ancora lo fanno diventare instabile. Di sicuro è molto più veloce, molto più bello e giovanile, è un look diciamo fresco, lo chiamo io, nuovo, che ci voleva proprio, ecco. Che dire, non vi consiglio di installarlo su dispositivi principali, se volete provarlo provate, vi raccomando andate a vedere il video, io ho messo in descrizione tre link, di cui due sono uguali ma è stato il mio errore, nei commenti poi ne ho messi degli altri in caso non funzionano, perché capita che spesso vengano rimossi, ho tutto.
ovviamente quello è un metodo, diciamo, gratuito, che però è anche illegale, però diciamo che se uno vuole provarlo non è tanto importante. Io per esempio ho l'UTD, quindi sarebbe il numero collegato all'ID Apple dell'iPad registrato con i server di Apple, quindi io posso inviare i miei feedback e tutte le cose ad Apple, in questo caso per esempio fa l'analisi continua. Quello che vi consiglio, se voi provate la beta, è quello di andare in impostazioni e condividere almeno i risultati e le analisi, quindi le diagnosi, con Apple e con gli sviluppatori, perché altrimenti non vi serve a niente verso la beta, soltanto per dire ho la beta. La beta, come nel mio caso, serve per testare applicazioni, per dare appunto, per rivolgere appunto come funziona il funzionamento di questo, di questo sistema operativo nuovo, che comunque vi ricordo, per tutte le persone verrà rilasciato al pubblico appunto successivamente. Dovrebbe arrivare tra poco una beta pubblica, farò il video su come installarla, magari proprio quella là installerò sull'iPhone X, farò quel video là e niente, questo è stato Rodrigo, un saluto a tutti e vi porterò, vabbè, queste qua sono state le mie prime impressioni, diciamo, in questo utilizzo di questo giorno, però appunto magari prossimamente porterò una recensione più completa quando saremo tipo verso la beta 3-4 e porterò anche come installare macOS Mojave e anche watchOS 5. Ci vedremo poi successivamente in un altro video. Quindi iscrivetevi al canale, se avete domande, dubbi, curiosità, commentate che io nel più breve tempo possibile cercherò di rispondervi. Ecco, poi tra le altre novità, inoltre, quello che volevo farvi vedere è che, vabbè, apro un attimo qua la galleria, scusate, mi sono spostata perché ci sono anche foto private. Partiamo, vabbè, principalmente qua dalla fase di installazione, appunto, vabbè, qui vedete le emoji, questa qua è quella di Apple, qua appunto vedete i termini e le condizioni, vedete qua che vi ricordo sempre è un Apple, diciamo una release prima del software, quindi appunto è per la licenza appunto definitiva. Qui durante l'installazione vedete la notte fonda, qui troviamo le notifiche raggruppate, appunto qui c'è anche questo tizio qua che ci menziona la storia. Poi abbiamo l'applicazione Measure, si chiama, ancora non è stata tradotta, ci permette di fare misure, io non ve la posso mostrare in questo momento perché l'iPhone 6 non la supporta, questo lo supportano gli iPhone più moderni, ecco. Poi abbiamo Memo Vocali, appunto, che è la nuova grafica ridisegnata che abbiamo visto prima, Non Disturbare, abbiamo la nuova grafica di queste applicazioni qua, Downtime, tempo di concentrazione allo schermo, il nuovo sfondo, Reachability, che adesso utilizza questa freccettina qua anche per tornare a schermo intero, la dark mode, diciamo anche appunto della musica, le nuove notifiche. Qua io, questo qua non è una novità del tasto, questo qua dell'iPhone 7, però io l'ho trovato che era una grafica diversa con questi numeri colorati. Poi non so, ditemi voi, Siri appunto e lo sfondo, gli shortcuts di Siri appunto, vedete qua c'è subito, quindi applicazioni di terze parti e altre che si aggiungeranno. Poi c'è sempre lei Siri qua, vedete iOS 12, qui abbiamo la build del mio iPhone 7 anche, qua appunto vedete Touch ID anche per l'inserimento automatico di password, qua appunto vabbè per mettere per esempio a Siri per te, qua come si registra uno shortcuts, appunto qua questo qua stamattina alle 5 appunto per farvi capire, io da più delle 5 prima ancora alle 4 e mezza ero già sveglio appunto per provare downtime. Appunto tempo consentito davanti allo schermo, questo limita le funzionalità, vedete se voi cliccate su un'applicazione vi dirà che c'è tempo limite e quindi non lo puoi usare. Suggerimenti, che però vi dico non funziona, vedete già alle 5 anche questo qua, vedete una volta che si apre una barra di menu con errore, poi se cliccate vi fa vedere qua gli essenziali, come usare appunto le nuove funzionalità. Qua abbiamo la nuova applicazione borsa appunto ridisegnata, qua appunto libri con anche la dark mode, perché avete visto qua, vabbè, una foto che ho fatto così a caso poi qui abbiamo per esempio un pop up di libri che ci dice appunto di fare appunto di installare l'aggiornamento su tutti i nostri dispositivi, altrimenti non avremo gli stessi contenuti. Poi abbiamo qua appunto la gestione delle notifiche, qua vabbè il mio gatto. Detto questo, appunto vedete il modo di chiudere le applicazioni, che dire, questo video, ecco, quindi alla prossima, ciao a tutti.